Il deputato ucraino Igor Mosichuk è stato ferito in un'esplosione di un'auto e di una moto avvenuta mercoledì sera a Kiev. Nell'attentato è rimasta uccisa la guardia del corpo del parlamentare. Altri 3 feriti sono stati trasportati in ospedale. Esponente del partito radicale, Mosichuk aveva appena lasciato gli studi di un'emittente televisiva. Secondo il leader del partito, Oleg Lyashko, si è trattato di un attentato ad opera dei servizi segreti russi. In passato Mosichuk è stato in carcere, accusato di far parte di un gruppo terroristico ultranazionalista. Altri episodi di cronaca hanno coinvolto recentemente Kiev. In marzo è stato assassinato l'ex deputato russo Denis Voronenkov e nel luglio del 2016 fu ucciso il giornalista Pavlo Sheremet.